Francesca Darè è la responsabile del centro sportivo Vertigo, che gestisce ovviamente il marchio Calcio Padova C5. Allora, ci racconti un po' quelle che sono le tue funzioni e quelle sono le varie attività. Allora, gestisco tutte le attività del Vertigo Sport Center, che oltre appunto alla scuola calcio Padova C5 che gestiamo, ha una serie di attività per sia la fascia giovanile che la fascia adulte, che va dalla scuola tennis e la ginnastica artistica per quanto riguarda la fascia giovanile, dalle bimbe alle ragazze più grandi, e per quanto riguarda gli adulti abbiamo una serie di attività come l'ambito fitness, oltre ovviamente calcio e tennis, e anche un ambito formativo che stiamo sviluppando quest'anno. Abbiamo una serie di eventi di formazione sia per tecnici che per il pubblico, tutto il pubblico familiare del centro sportivo, e partiamo proprio lunedì prossimo con un ciclo di conferenze che svilupperà vari temi riguardanti gli strumenti del benessere, a cui possono partecipare tutti quanti, è una cosa che noi ci teniamo molto. Oltre a questo abbiamo anche il reparto di bar e cucina, che è a disposizione per cene ed eventi e feste di compleanno. Quindi abbiamo una panoramica generale di molte attività. Insomma, è proprio il caso di dire che questo centro sportivo Vertigo è un autentico paradiso nel cuore della città. Assolutamente sì, abbiamo a disposizione anche una zona verde che vedete alle mie spalle, che soprattutto nel periodo estivo diventa funzionale sia per quanto riguarda ad esempio i campi da beach volley, sia per quanto riguarda i centri estivi che promuoviamo, e diciamo che sta diventando un centro di riferimento anche per le famiglie del padovano. E con l'acquisizione del marchio Calcio Padova è aumentato il lavoro? È aumentato il lavoro, infatti siamo due persone di riferimento per quanto riguarda la segreteria, la sede è la stessa sia per il Vertigo che per il Calcio Padova, e siamo in due persone di riferimento, una per il Vertigo e una per il Calcio Padova. E brava quindi Francesca. Grazie.